4,57 m di lunghezza, 1,90 m di larghezza, 1,62 m di altezza, misure da SUV per questa DS7 Crossback che proviamo in questo grigio che forse non va a impreziosire benissimo i dettagli della calandra e i dettagli in generale di tutta la carrozzeria, ma che è di grandissimo impatto con una cura per il design pazzesca. Vedete in copertura che cosa sta succedendo ai gruppi ottici quando stiamo andando ad aprire la vettura, un movimento particolare che è certamente di impatto, come dicevo. Vedete invece qui i cerchi bicromatici da 20 pollici con una spalla sufficiente per determinare un comfort assolutamente adeguato. L'ingresso è chiaramente keyless. C'è un piccolo problema nella mia posizione di guida e ve lo vado a mostrare. Impostazioni naturalmente elettriche, adesso sono molto indietro col sedile, posso anche venire molto sotto con un movimento sulla slitta tutto sommato abbastanza rapido, però se questo è il mio, diciamo, la mia naturale posizione di guida, vedete quanto poco spazio, cioè un dito, mi rimanga per la testa. Potrei guidare così, però forse non sarebbe esattamente indicato. Il volante può avere escursione naturalmente in lunghezza ma anche in altezza, non ha tantissima escursione, però è più che sufficiente per consentirmi di avere una posizione di guida tutto sommato agevole. E dietro come ci si sta? Complice un passo che è direi abbastanza adeguato. Guardate quanto spazio rimane nonostante sia io a guidare. Davvero la capacità di bordo non è per nulla negativa. E guardate, soprattutto con il sedile impostato sull'altezza di Andrea, posso scendere tranquillamente anche un pochino con la schiena per non andare a incorrere nel problema che ho davanti, cioè quello dell'altezza. Gli agganci Isofix non hanno delle guide precise, però c'è l'indicazione, quindi li raggiungo facilmente. Dietro la disponibilità della gestione delle bocchette del climatizzatore con due prese USB, ma non c'è una presa 12 volt. Poco male. Non soltanto posso andare a tirare giù i finestrini, ma posso anche inclinare il sedile posteriore. Per cui, cosa che adesso ovviamente non posso fare perché la vettura è spenta, però ve lo faccio vedere in copertura, ecco, lo state vedendo adesso, vedete com'è comodo riuscire ad andare a trovare la posizione ideale. I particolari di design raggiungono anche il posteriore di DS7 Crossback. L'unica cosa che non piace né a me né ad Andrea sono i due terminali 1 e 2, che sono assolutamente finti, tra l'altro. Vi faccio vedere l'apertura elettroattuata? Avrei potuto aprirla col calcio, ma il problema dell'apertura col calcio è che devo andare troppo sotto. Io sono cicciotto, non riesco. E poi vedete anche il problema qui dell'altezza. Certo, posso anche piegarmi, hanno inventato le ginocchia per questo. Bagagliaio da 555 litri diventano 1752 e voi potrete dire: ma dove cavolo stanno qua 555 litri? Beh, stanno qui sotto, perché vedete, questo è soltanto un pianale utile per portare tutto in un'unica altezza di carico. Invece qui sotto c'è un ulteriore spazio, e se vado a togliere anche questo, sotto che cosa c'è? C'è ruotino! Ma pensavo ci fosse il kit di riparazione dello pneumatico, invece no. Andrea vi ha già fatto vedere le luci di cortesia e la presa 12 volt. Non posso chiudere le serrature, ma posso chiudere soltanto il bagagliaio, cosa che facciamo? Non esattamente un fulmine di guerra, però fa niente, l'importante è che si chiuda, e si è chiusa. Adesso andiamo a provare in compagnia di Andrea questa DS7 Crossback. DS7 o DS7? Sì, non Andrea ad addentrarmi, ecco, in lingue non nostre. Ovviamente presenti motorizzazioni benzina diesel. Noi abbiamo il diesel, 2180 cavalli, 400 Nm, anche allegrotto, a patto che voi mettiate l'impostazione qua su Sport, se no è abbastanza sorniona, direi, su Eco addormentata. Su Eco, ragazzi, è qualcosa di Eco, appunto. Tu è giusto così, esatto, scusami. Esatto. In Sport, messo in normale adesso. In normale ci sta. L'unica cosa che secondo me non varia mai troppo, anche quando poi la metti in Sport, è lo sterzo. Cioè lo sterzo secondo me rimane sempre troppo poco diretto, cioè devi sempre remare un pochino. È sempre troppo... comunque un SUV, non è una vettura sportiva, non ha l'animo sportivo, ha l'animo comodo. L'ho trovata molto confortevole. Una cosa che mi è piaciuta tanto: la posizione di guida rialzatissima, in città domini tutto quello che sta attorno. Per te invece, sì, l'avete visto in fase di presentazione, per me è un filo troppo alta, vado quasi a sbattere la capoccia. Vabbè, stai così e sfrutti il tetto apribile per stare potrebbe essere un'idea più comodo
quello con la testa. A me piace però il volante, proprio il taglio, il design, abbastanza piccolo, si impugna bene, tanti comandi a destra, quelli della, diciamo, infotainment e telefono. Sulla sinistra il pulsante di attivazione comandi vocali, che lascia, no, stare. Te lo faccio sentire il comando vocale. Senti. No, ti prego. Per incominciare pronunci il comando desiderato. Praticamente ti fa addormentare. Mi ricorda qualche addetta stampa che conoscevo qualche tempo fa. Lentissimo, ma forse è per questo che hanno messo lì davanti due sensori infrarossi che ti puntano gli occhi e capiscono quando ti stai addormentando. E quando, ascolti la tizia, esatto, che parla. Quando ascolti la tizia che parla. Tra l'altro un po' fastidiosi di notte, perché pur essendo infrarossi in teoria il nostro occhio non dovrebbe percepire gli infrarossi, si vedono e ti puntano. E c'hai l'occhio bionico. Oh, c'hai l'occhio bionico. A te non. Sì, anche vanno per le balle, bastamente. 8 rapporti per quanto riguarda il cambio, che è automatico, quindi non è un doppia frizione. Ti metto in sport per fare la rotatoria e critica le palette del cambio, perché sono piccole e fisse, quindi quando giri il volante le mani ce le hai alle 9 e un quarto, non riesci a prendere. Tra l'altro sono un pochino, per le mie mani che sono piccoline, infossate, diciamo così, e quindi per andare a prenderle si fa un pochino di fatica. Insomma, non le userete mai, banalmente. Guarda, sul fatto che siano fisse sono d'accordo con te. Un po' di spinta c'è, c'è anche un po' di droga, di rumore dalle case. Senti, sì, sicuramente. Non è aspirazione. No, no, direi di no. Rimetto in normal. Comunque il motore è ben dimensionato, voglio dire. I cavalli sono più che sufficienti, la coppia è più che sufficiente. Torno per un secondo sulle palette. Sono d'accordo con te sul fatto che fisse siano scomode. Non sono d'accordo con te sul fatto che siano troppo piccole, perché io le manone ci arrivo. È esattamente l'opposto di quello che abbiamo raccontato su Alfa Romeo Giulia. Esatto, ti trovo bene, io male, però tu male. Discorso soggettivo. Ma il vantaggio di essere 1,63, 1 e 96 per 130 kg? È questa la differenza, cioè troviamo degli opposti, perché chi è alto 1,75 sta 70 kg sta comodo ovunque, esatto. Invece noi troviamo le criticità, esatto, essendo esatto, opposti. Esatto. Gran comfort per quanto riguarda le sospensioni, le ho trovate buone, ma soprattutto mi ha impressionato l'insonorizzazione, una vettura molto silenziosa in ogni condizione di guida. Passo in avanti, anche il comfort non è niente male, i sedili sono impostabili. Comodi, elettricamente non ci sono però le memorie. Come no, due? Dove? Qua a sinistra, non le viste perché non sono le viste, molto mannaggia, nascoste. Sì, ecco, no, perché ma ci sono, porca ci miseria. Sono, le cercavi. Però diciamolo, per quanto riguarda interni, finiture e tutto, troppi rombi, troppa autoreferenzialità su questo rombo, ha rotto un po' i rombi. Esatto, diciamo che può piacere subito. Però se devo pensare, cioè è come quando vai in quegli ambienti che sono un po' troppo carichi, un po' troppo barocchi. Sì, esatto. Ci stai 20 minuti, pesante. Va bene, ma se ci devi stare, non so, un'ora. Rombe. Cavolo, dopo un po' rombe, è pesante, rombe. Esatto. È un po' pesante. Però a me piace tantissimo il tocco del designer che ha messo questo orologino che si apre quando accendi la macchina. Allora, di la verità, io confesso, la prima volta che sono salito ci ho messo 5 minuti a capire dove fosse il comando per accendere la vettura. Io sono salito e me l'ha detto subito, altrimenti sarei stato qua, credo, 1 ora e 20. E qua, è lì. Start and stop, bello però perché si illumina di rosso. Start and stop che è entrato, metto un attimo il... Cosa? Il tasto start and stop. Sì, un po'... Un po' vorrei, ma non posso. Un po' un Tulum. Sport... Metto il cambio in manuale, che è possibile fare così. Mollo il freno così si accende il motore e vado. Vai, giù tutto l'acceleratore. Vai. Vediamo il cambio. Cambia comunque anche in manuale. Vabbè, ma uso la paletta. Mi metto, ecco, anche qua ho sbagliato perché avevo già cambiato e poi sotto la paletta. Non è sempre immediato il feedback che va i comandi di questa DS7, ma giù tutto il freno e... Grande frenata. Grande frenata, grande beccheggio. Però devo dire, è dovuto premere. No, devo dire, sforzo al pedale normale, non ho dovuto premere particolarmente. Ho sentito un boost di frenata non proporzionale al mio sforzo al pedale quando ho capito che era una frenata emergenza che ha proprio aggredito ancora di più i dischi con le pinze. 0-100 in 9 secondi e 9, velocità massima 215 orari per questa che è una motorizzazione diesel più potente. Vi parlo un po' di cruscotto, piccolino, come piccolino il volante, completamente digitale. Piccolino. No, ci sta. A me piace molto il design, rompi sì. Anche lì, rompi da tutte le parti. Si può personalizzare, è un po' lenta la personalizzazione, da quando giri questa rotella qua, vai per esempio al... non so, menu personale che ti puoi un pochino costruire, dove vedi contagiri, dove vedi la radio per esempio o la sorgente che sta suonando, oppure quando rigiri e lo vuoi minimal, si può
togliere praticamente minimale tutto. Bello, minimale è bello, tranne sì, 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 sì. Però anche di notte rimane sempre un po', come dico io, un po' grigi neri, cioè lo vedi sempre un pochino luminosetto, non è quel nero profondo, chi se ne frega, pippe da nerd amato di tecnologia. Questo è un altro design del cruscotto, però curato, perché per esempio una stupidata, non so se si riesce a vedere, se questa telecamera lo inquadra, ma così, vedrai che si... guarda come le barrette della velocità, del contagiri, della temperatura dell'acqua, aumentano anche quel fascio più chiaro che sembra luminoso, che mi piace molto. Cioè è un design grafico curato, c'è della cura. È un design grafico certamente curato, certamente curato. Oggi noi abbiamo qualche problema con questo semaforo. No, perché questo signore qua davanti non sa dove andare, quindi chiede informazioni a tutti, ma adesso ti metto la retromarcia per farti vedere una cosa. Bella, che la croce del cambio. Molto bella. C'è la retrocamera, ma il 360 è farlocco, è finto, nel senso che si costruisce man mano che va indietro. Vedi che si costruisce, guarda, questo signore ci suona perché può prendere addosso, non lo facciamo, appunto, vedi, ha suonato. Però si costruisce man mano che vai indietro e si decostruisce man mano che vai avanti. Se l'avessimo costruito tutto rimarrebbe. Il problema vero è che la qualità non è granché e soprattutto va a scatti, per cui qualcosa che forse poteva essere fatto. Io su una DS7 mi sarei aspettato un qualcosa di più. Qua banalmente l'infotainment è il classico, quello che troviamo anche sulla DS3. Certo. Con aggiunto, perché il display è grande, due fasce laterali dove vediamo qua per esempio la climatizzazione. Sì, c'è da dire che puoi accedere alle funzioni specifiche anche semplicemente schiacciando su questi rombi, per esempio, così è abbastanza comodo, per cui non devi necessariamente rifarti a questi pulsanti che hanno un feedback che non si può sentire, non si può guardare. Secondo me un TomTom Embedded si possono anche andare a dichiarare se ci sono autovelox mobili durante la strada, i dati li può ciucciare dal wifi. Mi stavo dimenticando il 30-40, attenzione che poi 40-50, metto in seconda marcia per arrivare a 40, ci sono, metto in terza marcia, giù tutto l'acceleratore, va su che è una bellezza, quindi nessun problema, ritolgo il manuale. A me non fanno impazzire questi tasti, non tanto perché siano touch, sono capacitivi, quindi prende sempre bene il tocco, ma perché da quando schiacci a quando effettivamente la funzione cambia, passano quei secondo e mezzo, due secondi che... non so, sembra che quasi non l'abbia perso, si fa rischiacciare, non l'abbia preso. Comunque Android Auto, Mirror Link inutile e Apple CarPlay. E volevo parlarti un pochino però degli assistenti, perché ci sono tanti assistenti, c'è l'assistente di corsia attivo, vibra se vai oltre alla linea di carreggiata, c'è il sensore dell'angolo cieco con LED fuori, però comunque è abbastanza luminoso. Ma c'è anche l'assistente di guida nel traffico, quello che dovrebbe seguire la vettura che ci precede. Ragazzi, tarato malissimo. Io ho rischiato due volte di andare contro il marciapiede, perché tende a disassare rispetto alla vettura che hai davanti, tende a portarti a destra, a portarti proprio fuori dalla carreggiata. E questa è una cosa che non mi è assolutamente piaciuta. E anche un po' brusco quando la macchina davanti si ferma, lo start and stop è adattivo e si ferma, arriva fino a zero, però sempre in maniera un po' brusca. In città questa cosa brusca, anche se guidi tu, a volte quando freni fa un po' di effetto rimbalzino che mi fa un pochino venire la nausea. Esatto. Insomma, taratura migliorabile, però c'è lo specchietto senza cornice. C'è lo specchietto senza cornice dal punto di vista degli interni, detto della pesantezza dei rombi, comunque le plastiche... Tutto sommato, secondo me, non sono così male. L'unica roba che non mi piace tantissimo sopra, è questa trama. Ma per esempio, c'è qualche caduta di stile, per esempio nelle bandelle dei sedili. Sali, la prima cosa che vedi, apri la porta, è proprio il laterale del sedile, che è uguale alla DS3, tanto per fare un paragone. È vero. Però poi sali, è una vettura che, devo dire, colpisce. Piace a tutti. Quando salgono, tutti dicono, la Peppa, che vettura. Dà proprio l'impressione premium quando sali. Dà l'impressione premium, e oltretutto, anche se abbiamo una motorizzazione da 180 cavalli, devo dire che i consumi non sono niente male, perché riusciamo a percorrere 13 km in città con un litro di gasolio, circa 15 limite autostradale e 17 intorno ai 110, per cui sono dimensioni risparmiose, direi, no? Tra l'altro, fari che fanno tanta luce e secondo me hanno lavorato benissimo sul design dei fari. Bell'effetto bella scenico. La danza iniziale quando la apri con i LED che girano, parte diamantata, parte luminosa. Bellissimi i fari posteriori con quella texture
romboidale, ma lì ci sta, tridimensionale, con la freccia dinamica sopra, veramente molto molto bella. D'impatto, secondo me, la vedi da fuori e impatta. Anche fuori, secondo me, piace, ma anche a me non dispiace, devo dire la verità. Assolutamente sì. E poi se andiamo... La cosa che, scusami, non mi piace assolutamente, i due scarichi posteriori, così potevano farli meglio. Tra l'altro, se andiamo a fare una valutazione anche legata al prezzo, devo dire che partendo da 31 e arrivando a 46.000 euro, come nella nostra versione... No, ci sta, ci sta la grandissima. Un prezzo che ci sta... e che è insolito trovare su una vettura di queste dimensioni, con queste caratteristiche e anche con questa attenzione al design. E forse anche per questo ci sono dei compromessi per quanto riguarda alcuni aspetti che vi abbiamo fatto vedere. Certo. Cioè, avresti preferito pagarla 51-52 però con le cose... Non lo so, ti dico la verità, no, avrei preferito pagarla a 45 con le cose fatte bene. Grazie. Ma il problema, secondo me, è che la scelta è giusta, perché se iniziasse a costare 50, 60, 65 mila euro, andresti su un segmento diverso. Il cliente DS, cioè diciamo il cliente Audi, secondo me non comprerebbe mai DS, ma proprio così, forse per partito preso, forse sbagliando, ma è proprio quella puzzetta sotto il naso che magari ha e dice DS, boh, non lo so, non spendo gli stessi soldi, vado su Audi o vado su Mercedes o vado, potrei fare mille nomi. A questo livello di prezzo, chi ha quel budget, o penso anche magari alle flotte, alle auto aziendali, a tutto questo segmento che è comunque importante per quanto riguarda i numeri, beh, danno una vettura che, ok, solamente trazione anteriore, ma arriverà l'anno prossimo probabilmente integrale e anche ibrida, gasolio, alta, si guida bene anche in città, comunque l'infotainment è curato, non è il massimo, ma comunque ha tutte le funzioni del caso, display qua LCD, ci sta, ci sta. Assolutamente ci sta. E voi che cosa ne pensate? Ditecelo su automoto.it, YouTube, i social media, insomma, dove avere. Ciao. Ciao. Ciao.